a ricordo del 101° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. Nella giornata odierna ricordiamo i caduti di tutte le guerre e celebriamo la festa dell'unità nazionale e delle forze armate. E se ci sembrano lontane è solo perché vogliamo chiudere gli occhi. E grazie a questo piastrino è stato possibile ripercorrere a ritroso simbolicamente il percorso fatto da Galizi Pietro all'andata e oggi ritorna simbolicamente nella nostra comunità. Consegno ufficialmente ai familiari. In questo giorno così solenne e particolare voglio ricordare in modo particolare, vedete, i resti del mio zio, non è più tornato dalla Russia, Galizi Pietro, è stato prigioniero, fatto prigioniero. Questa è, scusate la commozione, ma questa è tutto ciò che rimane di mio zio. Ha fatto la Spagna, la Grecia, l'Albania e poi Russia. Lì ha fatto tutta la ritirata insieme con uno di San Gallo e pur essendo in salvo è tornato indietro perché un conducente mulo è stato falciato da una raffica di mitra e il mulo trainava una slitta stracarica di feriti e di congelati e lui, in gesto di generosità, è tornato indietro per tirar fuori anche loro dalla sacca e portarli in salvo. Ecco, non è più tornato, non è più visto, però è stato fatto prigioniero e trasportato in un campo di concentramento ed è morto 2 mesi dopo la cattura, in seguito alle ferite e anche alle condizioni estreme di miseria e soprattutto di crudeltà che i russi nel campo praticavano verso i prigionieri. Ecco, un grazie sincero all'associazione dell'Armir, il ritorno dall'oblio, perché ci ha fatto dono immenso di ricordare uno zio, che un uomo che è partito e che non è più tornato. Questo rappresenta, vedete, i frutti della guerra.